Pubblico. Schermo. Proiezione privata o può assistere chiunque? Chiunque. Questa scena l'ho girata con un bambino tale quale a me da piccolo. Alberto! Alberto! Ci sono i mulinelli! Il Po è pericoloso! Ecco, diciamo che il Po è come l'amore. Scorre. Siamo agli inizi del 1900. Ciclisti, dopo aver attraversato il Po a Santa Maria Maddalena, percorrono le strade polesane durante i primi giri d'Italia. Era l'avvenimento documentato dalle immagini cinematografiche che incuriosiva e affascinava lo spettatore di quegli anni. La prima sala cinematografica polesana risale al 1915 e fu ricavata dal riadattamento della vecchia chiesa degli orfani a Rovigo. Nel giro di nemmeno 10 anni, gli spettacoli cinematografici ottenevano sempre più successo di pubblico e a metà degli anni 20 si diffusero anche in provincia. Sul Po e sul suo delta si svolge la maggior parte della produzione documentaristica negli anni 40. Il delta fino allora era pressoché sconosciuto agli stessi polesani e se compariva in opere di carattere culturale, ciò avveniva nei limiti delle illustrazioni di un epidermico folklore al di fuori di una serie di impegnativa analisi del problema umano e dei connotati sociali del delta padano. Precedentemente in Italia tutti i film venivano fatti negli studi, fino a quando, nel 1942, Luchino Visconti girò Ossessione. Il film si doveva intitolare Palude, solo più tardi avrà il titolo di Ossessione. Il regista aveva scelto una nebbiosa provincia per far vivere i suoi personaggi che recitavano, forse per la prima volta nel cinema italiano, ruoli della vita di ogni giorno. Visconti ambientò la storia tratta dal postino Suona sempre due volte di James Cane nelle zone del Po. Quel paesaggio avrebbe fornito una collocazione autentica ai personaggi, ma avrebbe al contempo contribuito a dare forza allusiva alle tinte forti del racconto. Le due anime di Visconti, quella realista e quella melodrammatica, convivevano bene già in questo film. Quegli sfondi, non più inerti, adempiono funzioni non univoche, danno il senso di chiusura e di mutamento imploso che costituisce la premessa allo sviluppo tragico della vicenda. Soprattutto al paesaggio, e in particolare al rapporto tra esterni ed interni, è affidata la scansione in blocchi dell'opera. Poche opere come questa dimostrano la veridicità e seguono una clamorosa rottura col cinema di regime, dando origine al nuovo termine di neorealismo.